Si può fare una prima persona al passato con uno stile trasparente e un effetto immersivo? Ciao a tutti da Livio Gambarini di Rotte Narrative e Realtà di Formazione per Aspiranti Autori Professionisti. Giro questo video da una terrazza proprio sopra Piazza Gae Aulenti e alle mie spalle potete vedere la torre di Unicredit, un palazzo veramente molto molto bello. Mi farà da sfondo mentre rispondo a una domanda di Rosario che mi scrive: sono un tuo fan, ho scritto un romanzo in prima persona al passato tentando di seguire le indicazioni sulla scrittura immersiva, nonostante i problemi della prima persona al passato che può creare l'effetto diario. La domanda è se si riesce a fare scrittura immersiva anche in prima persona al passato o è inevitabile che sembri comunque raccontato a posteriori. Grazie. Allora, qui mi corre l'obbligo di fare una distinzione preliminare. Io so che il più delle volte si usa scrittura, la definizione di scrittura trasparente come sinonimo della scrittura immersiva, nonostante ci siano delle differenze d'uso. Questo è uno di quei casi in cui forse conviene che facciamo un attimino questo distinguo, perché può tornarci utile a capire meglio i termini della questione. Si riesce a fare una scrittura immersiva anche in prima persona al passato o è inevitabile che sembri comunque raccontato a posteriori? Allora, quali sono le caratteristiche della scrittura trasparente? La scrittura trasparente ha a che fare con il concetto di narratore, e cioè il narratore non è qualcosa di legato alla personalità dello scrivente, non è l'autore che lascia trapelare qualcosa della propria personalità nel modo in cui racconta la storia, perché egli è trasparente. A raccontare la storia e a far trapelare qualcosa di sé è l'individualità del personaggio che svolge funzione di portatore di punto di vista all'interno del mondo narrativo. Perciò una storia raccontata in prima persona al passato come si configura in termini di trasparenza? Beh, se immaginiamo una opera scritta alla prima persona al passato, cosa si forma automaticamente nella mente del lettore? Il fatto, visto che è tutto al andai, feci, raccolsi, mi voltai, mangiai, corsi, eccetera, immaginiamo un me presente che sta raccontando dei fatti che gli sono accaduti in passato. Quindi si ha trasparenza, cioè lo scrittore in qualche modo sta intervenendo, sta irrompendo nella pagina con la propria personalità, o è la personalità del personaggio, del io che al presente racconta quello che gli è accaduto nel passato, a filtrare nel modo in cui le scene sono raccontate? Questa seconda, ok? Quindi la prima persona al passato può sicuramente essere considerata scrittura trasparente nel senso stretto del termine, perché c'è la personalità dell'io narrante a colorare il modo in cui vengono descritte le cose, vengono introdotti i personaggi. Se all'io narrante di oggi sta antipatico uno dei personaggi che entrano in scena nella narrazione, lo farà capire selezionando delle parole. Aprì la porta e mi trovai davanti uno spilungone con l'aria scema con l'aria scema è diverso dal dire un ragazzo alto e con gli occhi a mezz'asta, un po' così, che è neutra come indicazione. Però potrebbe a qualcuno far venire in mente appunto un po' addormentato, non proprio uno sveglione, e quindi in un certo senso corrispondere come oggettività della scena, ma per mezzo della scelta delle parole operata dal filtro psicologico dell'io narrante, essere colorata in un modo che fa trapelare il rapporto fra quella cosa che viene descritta e l'io percipiente, l'io che ci è entrato in contatto, quindi ostile, non ostile necessariamente, ma insomma antipatico, idiosincratico, ok? Quindi certo
Sì, in teoria la scrittura trasparente si può assolutamente applicare alla prima persona al passato remoto, ma è immersivo? Allora, io vi ricordo che di base la definizione di scrittura immersiva non coincide perfettamente con quella della scrittura trasparente. La maggior parte delle volte, quando ad esempio usiamo una prima persona al presente o una prima persona al passato o una terza persona al passato remoto, che sono le due varianti, le due combinazioni che io vi consiglio di privilegiare perché sono quelle più sicure e e l'una funziona meglio in certe configurazioni di storia, l'altra funziona meglio in altre configurazioni di storia, sono le due che vi consiglio di adottare nel 90% dei casi, 95% dei casi, e no, 90% dei casi, con l'eccezione, se vogliamo, della prima persona a due protagonisti, a patto che ci siano un lui e una lei che rendano inequivocabile quando è l'uno a parlare e quando è l'altra a parlare, per il gioco delle desinenze. In lingua italiana è così che funziona al meglio la configurazione. La scrittura immersiva, diciamo che è una formulazione che ha fatto un altro narratologo, un mio amico, che è, diciamo, un'elaborazione sua personale, che parte dalla scrittura trasparente, parte dall'impostazione della la cosiddetta tecnica del mostrato, che è un altro modo per etichettare quell'approccio alla scrittura sottinteso dalla famosa massima show don't tell, che pone l'accento sulla caratteristica di perfetta e totale immersione nell'esperienza di lettura del lettore nel qui e ora della narrazione. Questa è una parafrasi, è come io ve la sto spiegando. Non l'ho inventata io, non ne sono io il teorizzatore, quindi non mi prendo responsabilità. Diciamo che così è come ve la spiegherei in poche parole. Però ecco, far coincidere perfettamente il qui e ora della scena con il qui e ora della percezione della scena da parte del lettore è un qualcosa che tollera una quantità veramente minima di interferenze, di manipolazione della velocità della scena, di salti in avanti, di rallentamenti del tempo e ovviamente di interferenze dell'io narrante rispetto alla scena medesima. Quel tipo di impostazione, l'impostazione, se vogliamo, integralista della scrittura immersiva, esige che il punto di vista stia descrivendo sempre quello che accade sostanzialmente nel momento in cui accade, non a posteriori. Se lo racconta a posteriori è una cosa diversa, non è più scrittura immersiva. Ok, è chiaro un po' il concetto, io ve l'ho molto banalizzato, si potrebbe andare più in dettaglio di così, a me non interessa granché farlo, perché in realtà quello che interessa a me è che voi sappiate scegliere il giusto approccio stilistico per raccontare la storia che avete in mente, e poi chi se ne frega se una storia è o non è considerabile immersiva, non ce ne frega niente, io vi vedo che state troppo attenti a queste cose, forse perché temete un po' troppo il giudizio degli altri, forse perché vi fate un po' troppo influenzare dal parere di persone che vedono soltanto un modo di scrivere bene e tutti gli altri sono sbagliati, cosa che è falsa, queste persone possono continuare a ripeterlo quanto vogliono, sbagliano e non ce ne frega niente di loro, esattamente come non ci frega niente di tutti gli altri che nei gruppi Facebook spargono stupidate, convintissimi di saperne più di tutti gli altri, poi sono anche loro aspiranti scrittori, quante copie vendono? Nessuna. Quanti lettori fidelizzati hanno? Nessuno o pochissimi, sempre quei quattro gatti con cui interagiscono e che si danno le pacche sulle spalle a vicenda, è così che volete diventare? No. E quindi fregatevene, ok? Mettetela lì. Automaticamente, se diventerete scrittori capaci, diventerete scrittori visibili e udibili, e quando siete visibili e udibili da tante persone che notano quanto più visibili di loro sarete, inizieranno a invidiarvi, e quando le persone mediocri iniziano a invidiarvi, automaticamente inizieranno anche a parlare male di voi. Va bene, diciamo, partire cauti dicendo voglio fare le cose il meglio possibile, va bene porsi, non sto dicendo che sbagli a porti la questione, Rosario,
va bene porsi la questione, specie all'inizio, quando non hai ancora, diciamo, quella tua solidità, anche quel quantitativo di cose da dire e quella capacità di dirle che ti permette di andare dritto per la tua strada, guardando con un sorriso tutti quelli che dovessero dirti c'è un effetto diario usando la prima persona, il passato remoto, e quindi non va bene, e quindi non capisci niente di scrittura. Arriva un momento in cui a me ogni tanto capita che di sapere, ormai cominciano ad avere timore di venire a dirmelo direttamente, però so che diverse persone lo fanno ancora, perché ancora ho dei contatti, degli studenti un po' stretti, delle persone che conosco di persona, che mi mandano gli screenshot, mi riferiscono le cose e io rido, sorrido quando mi riportano questa cosa, perché sono invidiosi e basta. Sappi anche tu che arriverà presto, ti auguro, se segui Rotte Narrative sicuramente ti arriverà prima che per tutti gli altri il momento in cui inizierai anche tu ad avere persone che ti vedranno e cercheranno qualcosa da dire per sentirsi a posto con la coscienza di non essere loro al posto tuo, perché ti vedranno, sentiranno di invidiarti, sentiranno di desiderare di essere al tuo posto e andranno in cerca di qualunque cosa possa giustificarli nel dire ma lui ha scritto un libro brutto, ha scritto un libro in prima persona al passato remoto e che è sbagliato, essendo sbagliato lui è scemo e ha fatto una cosa che non si dovrebbe, in virtù di che cosa poi, ma chi l'ha detto, che autorità dovrebbe mai avere per poter dire una cosa del genere? Ragazzi, siate voi i giudici del vostro operato, usate come parametro per capire se state facendo bene o male i vostri lettori. Avete scritto qualcosa che ha avvicinato dei lettori a voi, al modo in cui avete scritto, alle storie, alla lettura? Avete scritto qualcosa che è stato prezioso per qualcun altro, che ha saputo intrattenerli, che è stata un'esperienza che sono contenti di aver fatto invece di investire lo stesso tempo in altre attività? Bene, va bene così. Poi certo, si potrà sempre migliorare, si potrà sempre fare un pochino meglio, è normale ed è naturale. Non bisogna partire pensando di capire tutto, l'importante è partire avendo capito quel tanto che basta da non rischiare di scontentare i lettori, di far considerare i propri lettori mediocre l'esperienza di lettura che hanno fatto del vostro testo. Ecco, quello va evitato, è il motivo per cui nello scrittore speciale io vi spiego che non dovete partire essendo perfetti, non dovete pubblicare il vostro primo romanzo quando siete perfetti, dovete preoccuparvi soltanto che, messo a paragone con la maggioranza degli libri già presenti sul mercato, sia migliore, ok? Una volta che avete un libro nettamente scritto meglio della media dei libri che potete trovare entrando in libreria, non avete di che preoccuparvi e non è così difficile raggiungere quel livello lì. Tutto il resto lo apprenderete strada facendo, man mano che vi chiarirete che tipo di scrittori volete diventare, che tipo di lettori volete avvicinare. Ci sono lettori a cui magari l'effetto diario darà un po' fastidio, ci sono lettori a cui magari non solo non darà fastidio, ma a cui piacerà tantissimo. Voi questa cosa ve la dovete mettere in mente, dovete cacciarvela qui nella cabeça, d'accordo? E se qualcuno vi dice no, la prima persona al passato remoto è inerentemente sbagliata per motivazione X, non gli date retta, perché è una cagata, ok? Capite invece, quello che io vi consiglio è: cercate di arrivare a capire come mai il più delle volte io vi consiglio prima persona al presente o terza al passato remoto e non vi ho consigliato la prima al passato remoto. Una volta è quello che dovete arrivare a capire. Una volta che siete in grado di capire come mai queste due sono le configurazioni il più delle volte migliori, a quel punto siete liberi di sperimentare, di fare tutto quello che volete. No, sperimentare anche prima in realtà. A quel punto siete liberi di fare quello che vi pare, con la mia benedizione. Voi direte, ma non mi frega niente della tua benedizione quando sarò a quel punto, perché avrò bravissimi, esatto, avete capito? Non avete bisogno della benedizione di nessuno. Fate bene ad ascoltare chi ha più esperienza di voi, soprattutto quando non vi dà un approccio di tipo, appunto, proscrittivo o prescrittivo, perché quello non vi insegna a capire da soli le differenze fra le cose e a operare con cum grano salis delle decisioni. Una volta che però avete, perciò fate bene a, come dire,
delegare una parte della vostra operazione di decisioni a chi ne sa più di voi, fin tanto che state imparando, fin tanto che siete nel vostro percorso iniziale. Poi vi mettete sul mercato, continuate a prestare orecchio a chi ne sa più di voi, ma prendetevi dei rischi. Va benissimo prendersi dei rischi quando si padroneggiano almeno a grandi linee le cose su cui ci si mette alla prova. Poi arriveranno le mazzate, sì, il più delle volte mi capita che arrivino da me degli studenti in consulenza privata e mi dicano guarda, io nel mio romanzo che è uscito l'anno scorso mi ricordavo che nello scrittore speciale avevi detto fate così, non fate così, evitate questo, questo è più rischioso. Però io ho detto, ma io lo voglio fare lo stesso perché secondo me è giusto. L'ho fatto e poi ho capito come mai consigliavi di non farlo. E in effetti avevi ragione. E io gli dico, guarda, hai fatto comunque bene a provare, perché se come te l'ho spiegata io non ti ha convinto, non dovevi accettarla per vera soltanto perché la dicevo io in base a un criterio di autorità. O perché se l'argomentazione che ti ho proposto non ti ha convinto, hai fatto bene a provare la tua strada, a cercare una tua strada. Può darsi che cercando la tua strada tu abbia capito il mio suggerimento meglio di quanto abbia saputo fare io. Va benissimo. Hai preso una decisione basandoti sulla consapevolezza di ciò che rischiavi, perché dallo scrittore speciale lo sapevi che c'era quel rischio lì perché te l'avevo detto, hai scelto lo stesso di fare questo, benissimo, hai fatto bene, hai sbagliato, te ne sei accorto, quell'insegnamento ti resterà in mente meglio, quello è stato il tuo processo di apprendimento e non c'è niente di male nello sbagliare, non c'è niente di male nel mettere in discussione quello che sentite. È chiaro il concetto? Da un certo punto in poi ragionerete con la vostra testa. Prima di quel momento ascoltate chi ha più esperienza di voi cercando di capire che cosa vi sta dicendo. Cercate di capire che cosa io vi spiego nei video gratuiti sul canale di Rotte Narrative. Se questo video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. E quando siete pronti per andare a sviscerare nel dettaglio tutto quanto, scrittore speciale è il corso da cui partire. A brevissimo diventerà lo scrittore speciale 2.0, perciò buono studio a breve a tutti quanti e arrivederci da Livio Gambarini.